Periferie, parte una nuova trasmissione di Video Calabria. Vogliamo ascoltare la gente di Calabria, vogliamo che ci parlino dei loro luoghi e delle loro esperienze di vita. Siamo a Squillace, vedete alle mie spalle il castello cosiddetto normanno, uno dei monumenti di una città che ha tanta storia alle proprie spalle e tanta cultura, tanti riferimenti storici, artistici. Squillace è una cittadina di circa 3.600 abitanti, siamo nel centro storico. Vogliamo incontrare le persone che hanno deciso di continuare a vivere nel centro storico. È molto sviluppata anche la marina, circa 3.600 abitanti e nel centro storico un'altitudine di 350 metri. Siamo agli inizi della primavera, oggi è una giornata ancora un po' freddina e ventosa. Ora con il nostro operatore Domenico Leonelli ci incamminiamo nel centro storico di Squillace. Voglio prima ricordarvi che Squillace dà anche il nome al Golfo di Squillace, un bellissimo tratto di costa ionica calabrese che si estende da Capo Rizzuto a Monasterace. Periferie Video Calabria, l'abbiamo incontrata di prima mattina qui nel centro storico di Squillace, come si chiama? Lucia. Lucia ci ha detto che è nata a Catanzaro, però è di Squillace. Sì, sì, io abito qua da tutta la vita. E ci racconti qualcosa della sua vita, in breve? Cosa posso dire? Niente, mi piace il mio paese, questo borgo storico, antico. Lei vive proprio nel borgo storico? Io abito, sì, alla fine del paese, diciamo. Il borgo vi offre ancora dei servizi, cioè potete fare la spesa, c'è l'ufficio postale? Sì, 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 tutti questi servizi ci sono. I suoi compagni di scuola vivono ancora qui o c'è stata molta emigrazione? No, alcuni sono emigrati per lavoro. Nella sua famiglia ci sono anche emigrati per lavoro? Sì, sì, sì. Io ho i miei zii che sono tutti fuori. Fuori le intende Nord Italia o all'estero? Allora, uno in Svizzera e gli altri a Milano. E attraverso questa trasmissione i suoi parenti in Svizzera la potranno vedere collegandosi a internet. Mandi loro un messaggio. Allora, guardateci su Video Calabria per vedere tutta la bellezza di questo paese. Noto che con orgoglio lei parla di Squillace, è veramente legata a questo borgo. Sì, sì, sì. Lei lavora o non ha ancora la possibilità di lavorare? No, no, non lavoro attualmente. C'ha dei figli? No, no. E sposato. Bene, e non sono, facciamo queste domande per capire su per giù la gente di Calabria cosa, come si muove, che aspettative ha. Per lei, lei ha considerato la scelta di continuare a vivere a Squillace come un limite o come una risorsa, un'opportunità? No, assolutamente, io per me, cioè, ho sempre visto l'idea di non andare via e di rimanere qui. Ho anche 2 anni fa fatto il servizio civile, sempre nel paese, con una persona che si occupa proprio di questo, un'associazione. Se dovesse dire ai calabresi che ci ascoltano di venire a Squillace, a visitarla, che cosa direbbe loro? Che c'è tanta storia e offre come borgo di vedere le ceramiche e tutta la storia che c'è dietro. A proposito, lei si è occupata mai di ceramica, ha fatto la scuola specifica o si è occupata d'altro? No, mi sono occupata d'altro. Visitando il borgo di Squillace non si può fare a meno di fare un riferimento alla tradizione delle ceramiche. Incontriamo Nicola Iello, che è un vero artigiano, ha un proprio laboratorio, alle sue spalle della ceramica tradizionale di Squillace, che è quella realizzata con la tecnica dell'ingobbio. Nicola, innanzitutto questa passione per le ceramiche, come nasce? Beh, la passione non è nata la passione, praticamente è nata la necessità di trovare una sistemazione, diciamo un lavoro. Essendo io abbastanza, diciamo, bravo manualmente di fare tante cose, avendo esperienza appunto in una parrocchia dove ho fatto tantissime cose, dai carnevali ai presepi eccetera eccetera, quindi poi con un amico abbiamo deciso di aprire, diciamo, un'attività che non è nata con la ceramica, è nata con dei bassorilievi in gesso. Poi quindi tu già di tendenze tue naturali per il disegno eri portato? Sì, diciamo, per la manualità in generale, diciamo, non proprio il disegno, io so fare un po' di tutto, diciamo, quindi mi arrangio. E ora tu gestisci questa bottega artigiana? Sì, gestisco questa bottega ormai da 30 anni.
praticamente. Quindi praticamente io piano piano ho imparato, essendo un autodidatta, così informandomi, ma soprattutto con l'esperienza di provare, riprovare. Quindi diciamo ho imparato quasi tutto da solo. Senti Nicola, innanzitutto complimenti, hai un bellissimo laboratorio. Diciamolo, è sulla strada, questo cos'era, il corso di Squillace? Il corso principale, diciamo, corso Guglielmo Pepe, che è lunghissimo, diciamo, che va oltre la piazza. Tu evidentemente ti abbiamo trovato aperto in un giorno di aprile, evidentemente lavori tutto l'anno, non solo l'estate. Io lavoro notte e giorno, nella notte con la testa e il giorno con le mani, e quindi sì. Non senti Nicola, io ho scelto io questo, diciamo, questo angolo del tuo laboratorio perché appunto queste ceramiche realizzate con la tecnica dell'ingobbio sono proprio tipiche, no, della tradizione plurisecolare di Squillace. Però tu hai voluto, ora faremo vedere qualche altro tuo pezzo, e hai voluto anche fare innovazione. Sì, diciamo, un artigiano che si rispetti non si ferma alla tradizione, ci mette poi del suo, no? Quindi diciamo, è un continuo sempre pensare cosa si può fare di nuovo, e credo che in tutte le botteghe, bello o brutte che siano le cose, c'è sempre qualche cosa di innovazione, diciamo, no? Come di personale. Senti, Nicola, il tuo cliente di riferimento chi è? Il turista? Il calabrese che ama avere il pezzo artigianale? Chi è il tuo cliente? Allora, il mio cliente ideale sarebbe il turista. Ma purtroppo qui siamo a Squillace, dove il turismo non è mai stato valorizzato come si deve. Purtroppo, questa è una critica, un'autocritica al paese, non lo so come definirla. In realtà il turismo qui, quello vero, con la T maiuscola, non c'è mai stato. Vedi Nicola, il nostro editore, ora intanto proviamo a spostarci, così il nostro operatore ci aiuterà a mostrare ai calabresi che ci ascoltano qualche altro tuo lavoro. Il nostro editore Salvatore Gaetano ha costruito questa trasmissione Periferie proprio per dare una mano a ciò che dici tu, cioè far conoscere i luoghi, ma far parlare direttamente alle persone e capire dalle persone quali sono le esigenze del territorio. Cioè abbiamo preferito non intervistare i politici, gli amministratori oppure i grossi imprenditori, ma dare voce alla cosiddetta gente normale. Quindi tu ritieni che questo bellissimo borgo di Squillace potrebbe essere valorizzato molto di più? Ma non molto, moltissimo di più. Ripeto, la politica, abbiamo accennato al politico, però il politico qui non ha mai puntato sul turismo. Senti, secondo te Nicola è solo colpa della politica, perché poi alla fin fine i politici vengono eletti dalle persone, dai cittadini, non è che manca anche un po' di consapevolezza da parte dei calabresi? Guardi, per quanto riguarda i calabresi non rispondo, posso rispondere su Squillace. Gli squillacesi non hanno mai apprezzato quello che hanno. Quindi la colpa io non la do al politico, in generale anche a livello nazionale, io lo do sempre al popolo, che poi è quello che agisce, quello che vive i luoghi. Oddio, se politici lungimiranti facessero cose positive sarebbe importante. Sì, certo, però ripeto, il paesano, diciamo, no, che non valorizza le cose e che non va dal politico a dire oh, ma qui abbiamo storia, tradizione, cultura, perché non fai qualcosa per, capito? Quindi è anche il cittadino che se ne frega. Uso questo. Guarda, siamo in una giornata d'aprile, non fa caldo, però c'è un bel sole, è un piacere passeggiare in questi vicoli, dovrebbero già essere pieni di turisti. Beh, diciamo, visto le festività, diciamo, appena passate, ci dovrebbe essere ancora qualche residuo di turismo, ma non c'è stato turismo, almeno per quanto riguarda diciamo il corso, questo corso dove io ho la bottega, perché il problema qual è? È che la meta principale è il castello, quindi la maggior parte delle persone vanno al castello, quindi io non so chi viene a Squillace. Però magari poi vanno via prendendo la tangenziale. Sì, vanno via prendendo altre strade, altre stradine, quindi diciamo non c'è un'organizzazione per fare un percorso turistico, artigianale, come andrebbe fatto, in modo tale che tutti possono fruire del turista, non solo quelli che sono nei punti strategici. Senti Nicola, la materia prima che tu utilizzi è l'argilla, giusto? Dove la recuperi? È un'argilla che viene dalla Toscana, da altre regioni d'Italia? Ci sono per caso, c'è la possibilità di accedere ad argilla calabrese? Allora, noi, diciamo, per quanto mi riguarda, ma per la maggior parte sì, di Firenze arriva praticamente, di Montelupo. Qui i nostri artigiani prendevano la nostra argilla, ma stiamo parlando di
almeno 50 anni fa, quando è finita questa cosa qui. C'è una zona che ormai non esiste più, dove hanno costruito un colosso, buttato lì, insomma, le solite cose, opere, dove si prendeva l'argilla, ma comunque era un lavoraccio trasformarla in argilla pura, perché non c'erano i mezzi all'epoca. Adesso arrivano i panetti già tutti belli depurati, degazzati, ma quella... Senti, e per quanto riguarda i colori? I colori, nel senso, dove prendiamo i colori, sempre lì. Quando si ordina smalti, colori, argille, sempre alla stessa, diciamo, fabbrica che fornisce tutto. Senti, per il vasellame che si può utilizzare, vedo lì, ad esempio, ora il nostro operatore ci mostrerà questi pezzi che sono dedicati, diciamo, alla vita della cucina, alla vita familiare. Avete l'attenzione a usare vernici che sono compatibili con l'uso alimentare? Sì, esistono ormai da molto tempo degli smalti, delle cristalline, dei colori apiombici, quindi senza piombo. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, sì, siamo... Senti, lo voglio mostrare qualche pezzo, ecco, tienilo tu in mano, perché ho visto che sei molto orgoglioso sia nel rivendicare la tradizione di lavorazione della ceramica, che è propria di Squillace, ma ho visto un tocco d'orgoglio quando hai parlato di innovazione. Questo, ad esempio, è un pezzo di innovazione. Sì, questo è un pezzo di innovazione, diciamo che questa qui è una ceramica a freddo, però, nel senso che non va due volte nel forno, quindi questi sono dei colori acrilici, infatti non c'è niente per alimenti qua. Cioè c'è un'unica cottura del biscotto, sì, e poi sì, viene colorato. Sì. Poi viene colorato con questi colori, ci sono diversi passaggi di colore, con questo poi colore oro, diciamo sempre acrilico. Quindi sono praticamente per arredamento, si possono usare, si può mettere l'acqua perché sono impermeabilizzate all'interno, però tutto il resto, diciamo, è arredamento. Oppure se uno vuole mettere una pianta ci mette dentro il vaso di plastica, quindi diciamo non, è una ceramica delicata, quindi non va né all'esterno con acqua e sole e tantomeno ci si può mangiare dentro o bere, diciamo, qualcosa. Senti Nicola, un'ultima domanda. Tutto il mondo occidentale, ma anche il vostro mondo di artigiani, si confronta con questa massa di lavorati o semilavorati che giungono dalla Cina, dall'estremo oriente. Anche in altre località d'Italia molto famose per la lavorazione della ceramica mi hanno detto che arriva molto cosiddetto biscotto dalla Cina, che poi viene magari completato o addirittura spacciato per Made in Italy. Può accadere qualcosa del genere anche in Calabria, senza fare nomi? Può arrivare del biscotto cinese anche qui? Allora, per quanto mi riguarda, non so nemmeno se i cinesi vendono biscotti, questa roba che non mai. Io ho sempre comprato del semi lavorato in posti famosi d'Italia, oppure qui in Calabria, a Due Pazzi, verso Cosenza. Quindi il semi lavorato quindi può essere siciliano, pugliese, per intendere? Sì. Io ho un semi lavorato praticamente di Ruta, giusto per avere. Parliamo di Umbria, un altro luogo famosissimo. Sì, Deruta, l'Umbria famosissima, Deruta soprattutto come tradizione di ceramica ad altissimi livelli mondiali. E del biscotto calabrese, ripeto, qui nella nostra zona c'è pure chi fornisce queste cose. Io dai cinesi proprio non so nemmeno se esiste un biscotto. Allora Nicola, grazie per averci ospitato nella tua bottega, complimenti ancora per questa grande offerta di prodotti. Voglio lanciare, grazie a Periferie, grazie a Video Calabria, un appello ai calabresi che ci ascoltano, anche quelli che vivono fuori regione. Squillace è l'occasione per una bellissima passeggiata nei secoli della storia calabrese. È un luogo stupendo, ricco di storia, di cultura, di tradizioni, ma è anche l'occasione per imbattersi in tanti artigiani come Nicola, che lavorano alla ceramica e che vi potranno raccontare tante storie. Avrete anche l'opportunità di acquistare dei prodotti di ceramica con prezzi, diciamoci la verità, non esagerati. No, guardi, io ho nominato prima Deruta, dove c'è un'altissima qualità di ceramica, soprattutto sulla maiolica, ma lì, diciamo, un po' se cenere costa quanto un piatto nostro, diciamo, a pari lavoro, diciamo, no? Quindi, sì, con i prezzi, anche se la gente si lamenta lo stesso, diciamo, no? Però le garantisco che noi viviamo la giornata, ci prendiamo giusto, non ci paghiamo l'arte. Thank you.
Giuseppe è un giovane che ha deciso di dedicare la sua vita a un bar nel centro storico di Squillace. Sei soddisfatto? Sì, certo, certo. È stato un po' difficile inizialmente, però poi grazie alla famiglia che mi ha dato una grossa mano siamo riusciti ad ingranare. Anche perché noi abbiamo aperto durante il periodo più difficile del Covid, quindi ci siamo trovati subito un grosso ostacolo da superare, però adesso ce la stiamo mettendo tutta. Il tuo è un luogo d'incontro, cioè la gente la sera si ritrova a scambiare quattro chiacchiere, una pericena, poi hai molto diversificato la tua offerta. Ecco, quali sono i servizi che offri ai tuoi clienti? Noi l'estate principalmente lavoriamo quasi 24 ore, quindi partiamo la mattina con la caffetteria, poi a pranzo diamo un servizio di ristorazione, paninoteca, aperitivi, la sera lavoriamo con la pericena e poi dalle 8 in poi con la paninoteca. Quindi abbiamo cercato di agglomerare una serie di servizi all'interno di quello che una volta era definito bar, però noi abbiamo, viaggiando molto, abbiamo cercato di portare nella nostra attività tutto ciò che abbiamo visto fuori, quindi è stato, come vi ho detto prima, difficile, però cerchiamo tutt'oggi di mettercela tutta. Senti, un'ultima domanda. Prima mi hai svelato un piccolo segreto che però anche per la nostra linea editoriale è importante. Tu nella tua attività cerchi di valorizzare molto i prodotti del territorio, è vero? Sì, certo, certo. Siamo in Calabria, è una delle cucine più buone che abbiamo, la cucina calabrese. I prodotti sono prodotti di alta qualità, quindi perché andare ad acquistare materie prime dall'estero? Quindi cerchiamo di valorizzare e di aiutare le imprese che hanno deciso come me di investire sul territorio. Senti, mi spiegavi che nella pericena che tu offri, che è molto ricco, diciamoci la verità, tu offri quasi una cena completa, utilizzi un piatto locale che è molto apprezzato. Sì, certo, certo. In dialetto pasta cicera e finocchia, conosciuta come pasta ceci e finocchietto selvatico. Quindi abbiamo cercato di rivoluzionare un po' la pericena, la solita bruschetta, oliva, abbiamo deciso di mettere dentro la pericena tutto ciò che contraddistingue la nostra città di Squillace e la nostra amata Calabria. Quindi... Senti Giuseppe, dei tuoi compagni di scuola, magari anche i tuoi parenti, c'è gente che ha preferito per lavorare andarsene fuori? Sì, purtroppo sì, gran parte dei miei coetanei sono tutti fuori, chi per trovare lavoro, chi per l'università, perché purtroppo questa terra non offre molto. E non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia come la mia che ci ha dato una grossa mano per avviare questa attività, quindi il paesino purtroppo si sta spopolando e pochi sono i giovani che come me hanno deciso di investire qui a Squillace. Si va ancora in Nord Italia o all'estero addirittura? C'è stato un po' un ritorno al passato, tanti giovani sono andati in Svizzera, in Germania, più o meno come fecero i miei nonni, anche al Nord Italia. Quindi sotto questo punto di vista c'è stato un passo indietro, diciamo. Senti, abbiamo fatto un giro nel centro storico, ovviamente Squillace è molto conosciuta, è uno dei borghi più belli del Mezzogiorno d'Italia. Oggi è una giornata soleggiata, anche se un po' freddina, è un piacere passeggiare nel centro storico. Vuoi rivolgere un appello ai calabresi che ci ascoltano di venire a trovarvi e di entrare anche nel tuo bar? Certo, venite a visitare Squillace. Fate una sosta nel Wanderlust Café, vi sentirete come a casa e nulla. Una volta arrivati a Squillace sicuramente avrete tanto da vedere, tanto da scoprire e passerete una bella giornata. Alla fine noi viviamo di turismo, quindi quando arriva il turista cerchiamo di accoglierlo nella maniera più giusta possibile. Quindi venite a visitare Squillace e vi aspettiamo al Wanderlust Café. Questo bar, ecco, se Domenico ora mi fa un bel primo piano, questo bar è nella piazza che guarda la cattedrale di Squillace. È una pubblicità gratuita che facciamo perché ci è sembrata bella questa sfida lanciata da Giuseppe, un giovane, di dedicare la propria vita a un'attività economica in uno dei borghi più belli della Calabria. A Squillace, borgo, in piena mattina abbiamo incontrato un gruppo di donne ucraine. Sono qui perché sono scappate dalla guerra. Marina parla benino l'italiano. Da quanto tempo sei in Italia? Già un anno in Italia. E sei giovane, ma sei già mamma, è vero? Sì, certo. Io avevo una bambina qua in Italia. Sì, noi insieme vieni qua. I vostri uomini, mariti, non sono venuti qui in Italia? No, perché allora non potevi uscire in Ucraina, capito? L'uomo, tu ci devi stare lì.
Ci hanno detto alcune tue connazionali che sono state ospitate al seminario, al vescovado, o state in case private? Prima tempo noi stai vivere a monastero, donenza aiutare noi, però piano piano noi iniziare a lavorare e così noi potevi affittare a casa. Okay. Senti, i vostri bimbi per fortuna vanno a scuola, è vero? Sì, asilo, a scuola loro. Stanno imparando l'italiano? Sì. Sì. Senti, il vostro desiderio è tornare in Ucraina o stabilirvi qui in Italia? Allora, oggi in Ucraina la situazione non va bene e nessuno non sa quando noi possiamo tornare di là, capito? Se non finisce la guerra. Sì, quando non finisce la guerra noi non possiamo andare lì perché noi c'è bambini, capito? E noi devo pensare non di cosa voglio io, cosa come meglio per bambini, capito? Però quando la guerra finisce, certo noi andare in Ucraina perché lì è nostra famiglia, no, genitori, amici. Senti, di che zona sei dell'Ucraina? Di Kiev o di altri luoghi vicino alla guerra o lontana dalla guerra? No, no, noi tutti questi donne, noi tutti vicino a guerra, tipo guerra... non in un paese, in una città, in tutta Ucraina. Io vivere, abitare vicino a Kharkiv, Kiev, altri Kharkiv, Kiev, Sumy, tutta Ucraina. E tu hai proprio fatto l'esperienza della guerra, cioè hai visto le bombe cadere, sì, hai sentito il fragore delle esplosioni? Sì, certo, per questo noi andare via. Sì, sei stata anche tu nella metropolitana, nei sotterranei, per nascondervi, per cercare, sì, riparo? Nascondere, sì, certo, tipo sempre quando iniziare sirena. Sirena, per stessi sirena, noi tutti notte, tre notte, cinque mattina, noi tutti andare sotto tipo bunker, capito? È normale. Senti, prima della guerra facevate una vita felice, serena, normale? Sì, prima di guerra io c'è ordinare mia vita, io volevo fare viaggi, io volevo aprire tipo un caffè come bar qua, però quando inizia la guerra tutto niente. Senti, mi hanno detto le tue colleghe che parlano, le tue connazionali che parlano un po' meno l'italiano, il tuo italiano già è buono, complimenti, che avete difficoltà però a trovare lavoro qui in Italia. Sì, questo è vero, perché tipo qua dove noi abitare non tanto lavoro, è normale, il paese non grande, però penso fuori di più. Mi diceva qualche tua connazionale che vi offrono il lavoro di badanti, ma voi, insomma, voi avete studiato, vorreste lavori diversi. È normale, quando noi sono vieni qua, io iniziare a lavorare, io non parlare italiano. E io contentissima a trovare lavoro e lavorare cucina, ristorante, però piano piano tutti imparare lingua e tutti vogliono tipo lavoro. Senti, in Ucraina voi a scuola che lingua studiavate, a parte l'ucraino, l'inglese, il francese, qualche altra lingua? Allora, a scuola in Ucraina noi imparare tipo tutte le lingue, inglese, questa è importante lingua, pure francese, pure tedesco, sì. Io studiare inglese e francese, però francese studiare non a scuola, è così. Senti, come siete arrivati qui in Italia, in pullman, in treno? Pullman e treno. Ma avete fatto una tappa a Roma, a Milano o in altra città o siete arrivati subito in Calabria? Noi vieni prima in Milano, stai lì pochi giorni e dopo vieni a Calabria qua a scuola. Bene, è stato un piacere conoscervi, per noi italiani è importante che voi siate qui, che possiate fare una vita serena e insomma non sentiatevi soli, noi siamo un popolo ospitale e ci è dispiaciuto che vi troviate in questa situazione, avremmo potuto trovarci noi in una situazione del genere, quindi comprendiamo il vostro dramma. Sì, aspetta. Sì, grazie. No, sì, veramente, italiani persone quando arrivati pure a Milano, pure qua a Calabria, tutte persone troppo, sai, tenere, no? Tipo tenere. Capire, nessuno non offende. Sì, sì, tipo tutti aiutare, prima tempo, pure, tutti, conoscere con loro famiglia, cosa per me, sai, io vieni, loro non conoscere me, io non italiana, e loro già conoscere me con loro famiglia, questo è troppo... Tu hai un bambino, due?
Una bambina, sì. E va a scuola, quanti anni ha? 3 anni, lei andare al silo, sì. E senti, ma loro come hanno vissuto questa cosa? Cioè, cosa pensa la tua bambina? Sai come? Prima lei non capire niente, però io sempre vicino a lei più tranquilla, capita? E piano piano lei già innamorata, silo, sì. E lei piace qua, lei, mamma, quando andiamo a mare? Tra poco, piano piano, sì, lei piace qua. Non posso, lei già non ricorda, io penso, tutto quello, cosa lei vista, capita? Grazie per questa bella chiacchierata e buona fortuna. Buona fortuna e buona giornata, grazie. Siamo giunti al termine di questo nostro viaggio a Squillace, Squillace Antica, il borgo di Squillace, una puntata di Periferie, nuova trasmissione di Video Calabria. Squillace abbiamo ascoltato tanta gente, tante storie, anche quelle di ragazze ucraine che sono scappate dalla guerra. Alle mie spalle, a testimonianza di quanto sia ricca di storia, di cultura, questa cittadina e questo borgo della Calabria, un arco che è l'unica porzione rimanente di un antico palazzo della famiglia Pepe, distrutto dal terremoto del 1783, da una delle catastrofiche scosse del terremoto del 1783. In questa casa era nato Guglielmo Pepe, uno degli eroi del Risorgimento italiano.